Sicilia, magnifico. Lei oggi ha parlato dell'importanza della ricerca in questi ultimi mesi. In questi ultimi mesi sono fatti passi al gigante, tutto quello che si faceva in alcuni anni è stato fatto in pochissimo tempo. Beh, certamente la ricerca ha insegnato molto in questi mesi della pandemia, ci ha consentito di affrontare l'emergenza, sta riducendo i tempi per lo sviluppo del vaccino, ha consentito delle implementazioni tecnologiche importanti e credo che ci consentirà con grande attenzione di affrontare nei prossimi mesi la seconda ondata della pandemia. L'Università di Messina si è spesa durante la pandemia su vari fronti, ricordiamo le maschere per l'ossigenazione, ricordiamo il gel igienizzante e altre iniziative, quindi non si è fermata, anzi è stata un'occasione la pandemia per far lavorare ancora di più gli studenti e i ricercatori. Bene, avremmo fatto volentieri a meno di questa occasione, certamente abbiamo lavorato con grande dedizione, con grande rispetto, come tutte le università italiane che si sono prese sulle spalle diversi compiti. Noi abbiamo prodotto gel, abbiamo trasformato le maschere Decathlon, ma anche fatto compagnia agli anziani con i nostri psicologi e soprattutto dato la possibilità ai nostri ricercatori, ai nostri studenti di continuare il proprio lavoro. Credo che abbiamo fatto bene il nostro compito, che è quello appunto di formare le generazioni del domani, e continueremo a farlo anche in questa seconda fase complicata della pandemia Covid. Nei giorni scorsi si è tornati alle aule fisicamente, almeno in parte, un motivo di orgoglio. Tra l'altro l'Università di Messina è stata anche citata dal Ministro Manfredi sui social, quindi è un motivo di ripartenza davvero importante. Abbiamo applicato bene, penso, il decreto ministeriale, ripartendo in modalità blended, quindi i nostri studenti hanno ripreso le aule e devo dire la verità, il numero di studenti che chiedono di tornare in aula cresce giorno dopo giorno, segno di una grande attenzione e di una grande voglia di università. Lo abbiamo garantito in presenza, abbiamo garantito a tutti, allestendo 159 aule in 25 giorni, e credo che sia un bel segnale l'università che riprende in sicurezza nel rispetto di tutto e di tutte le regole.